Molti di voi sapranno, Slow Food lavora sulla biodiversità da oltre 25 anni, alla tutela di prodotti a rischio di estinzione, quindi salumi, formaggi, varietà vegetali. Abbiamo deciso quindi a distanza di 25 anni di spostare la nostra attenzione quasi in una sorta di percorso a ritroso, no? Alle origini di quella che è la qualità. Interessandoci ad un ambiente che è l'ambiente che fornisce l'alimentazione per gli animali che poi danno origine ai prodotti a cui ci interessiamo e ci siamo sempre interessati. Ovvio che questa è una platea molto tecnica, quindi non è certo a voi che posso spiegare il valore dei prati stabili, lo sapete benissimo, anzi è da voi e dal vostro mondo che auspichiamo e ci attendiamo anche occasioni di collaborazione. Sì, perché appunto non tutti i prati sono uguali, però questo non è qualcosa di così noto, no? A un pubblico ampio di consumatori. Voi sapete che Slow Food lavora in questo ambito, noi lavoriamo sui prodotti, noi lavoriamo sui consumatori e abbiamo sempre usato questa chiave per salvaguardare la biodiversità. Siamo convinti che sia indispensabile gustare i prodotti, acquistarli per salvarli. Quindi allo stesso modo è importantissimo che per conservare la qualità e l'identità dei prodotti, quindi le differenze sostanziali che ci consentono di promuovere anche come qualità, è importante che l'alimentazione degli animali che è l'origine di questi prodotti sia preservata. E questo, come sappiamo tutti quanti benissimo, non accade sostanzialmente. Non accade perché c'è una perdita incredibile di superfici di pascolo, di superfici foraggere ovunque in Europa. I dati sulle Alpi li hanno ricordati anche stamattina, 45-50% di perdita di pascoli, di superfici foraggere, comunque indica quasi un destino già segnato per questo tipo di produzione. E quindi abbiamo deciso di fare qualcosa. Questo qualcosa è sostanzialmente costruire un partenariato che è appena stato siglato, un partenariato che vede l'Università di Torino che da tantissimi anni ci accompagna nei nostri progetti, forse proprio il professor Cavallero, Lombardi, il professor Battaglini anche che era qua con noi poco fa, che in questi anni ci ha aperto gli occhi su sulla realtà fondamentale della biodiversità anche delle erbe alpine ma non solo. Quindi in questo partenariato c'è l'Università di Torino, c'è l'Istituto d'Agricole della Valle d'Aosta, la Fondazione MAC e l'Università di Palermo che si occuperà di quella parte del progetto che vuole anche fare delle valutazioni inerenti allo stoccaggio di carbonio. È un progetto che non vuole ovviamente limitarsi a questi protagonisti. La nostra intenzione è costruire una rete, quindi al contrario del progetto dei presidi, avviato ormai 22 anni fa, è un progetto che esiste tuttora e si concentra sulla valorizzazione di prodotti specifici, no? Quindi con piccoli gruppi di produttori che hanno un disciplinare condiviso, sui quali noi facciamo un'attività non solo di valorizzazione e promozione, ma anche un'attività di accompagnamento di tipo tecnico, li aiutiamo a costruire dei disciplinari. In un modo anche condiviso, non li caliamo dall'alto. Nel caso del progetto sui prati, quello che vorremmo fare è costruire una rete alla quale possono partecipare anche singoli, ovvero singoli allevatori, produttori che preservano prati stabili o pascoli di alta quota, oppure stimolare allevatori delle pianure, e questa forse è la parte più sfidante, se vogliamo, del progetto. Che intendono in qualche modo recuperare una biodiversità perduta, anche nella pianura padana, anche presso produzioni, presso DOP importanti, vedi il grana, il parmigiano. Ci sono ancora delle piccole aree a prato stabile, ci sono prati ultracentenari nella Valdenza, ad esempio, nella zona del parmigiano reggiano, e quindi stiamo cercando di, insistiamo, stiamo cercando di coinvolgere anche i grandi consorzi affinché si accenda un riflettore su queste realtà importanti di conservazione della biodiversità foraggera. Siamo appena partiti, il valore delle produzioni che derivano da prato stabile o da pascolo,
ovviamente non è qualcosa che conosciamo oggi, no? Insomma, sono 30 anni, più di 30 anni che Slow Food sottolinea e rimarca il valore delle erbe nell'attribuire qualità sensoriali, organolettive speciali ai prodotti. È molto meno noto, soprattutto presso il pubblico, il valore salutistico, il valore nutrizionale di questi dei formaggi, ad esempio. Se un animale consuma erba fresca, si alimenta quasi prevalentemente con erba fresca, gli antiossidanti nella composizione finale dei prodotti sono in quantità importantissime, c'è cioè questo rapporto cruciale omega 6, omega 3 che è inferiore a 4 in alta montagna, addirittura inferiore a 1 quando gli animali si nutrono solo di erbe fresche, ad esempio nel periodo estivo. Quindi ci sono aspetti cruciali per i consumatori, soprattutto oggi, che stanno interessando sempre di più agli aspetti anche nutrizionali delle produzioni. C'è il valore ambientale, ma l'avete ricordato benissimo, non mi dilungo su questo aspetto. E poi c'è un valore che per noi è importantissimo, che è il valore culturale anche, è il valore culturale legato alla conservazione anche di saperi, saperi non solo caseari che si perdono se perdiamo i pascoli, se perdiamo questi mestieri, ma è un valore culturale legato anche proprio alla gestione, no, del prato stesso. Sono diversi secondo le aree del paese, secondo gli ambienti, e sono saperi da conservare, allo stesso modo come è importantissimo conservare un saper fare caseario. E poi in ultimo c'è un valore legato alla bellezza. I paesaggi comunque curati dall'uomo, no? Sono poi il frutto del lavoro dell'uomo, si è diventato nei secoli, sono straordinariamente belli e sono veramente alla base di uno sviluppo sostenibile per le zone, in particolare per le zone marginali, per moltissime zone del nostro paese e non possiamo assolutamente perdere la possibilità di godere ancora a pieno di tutta questa bellezza.